Benvenuti amici, se non mi conoscete sono Franky e videogioco da quando avevo 6 anni. Nello scorso episodio vi ho raccontato il motivo per cui videogioco da quando avevo 6 anni, di come iniziai col Game Boy ad appassionarmi a giochi come Super Mario Land e molti altri. Ma dovete sapere che in realtà la vera consapevolezza di videogiocatore il piccolo Franky la ebbe col Sega Master System. Sì, lo so, il Nintendo era più figo, il Nintendo aveva giochi più fighi, il Nintendo era Mega Man, era Mario, però mi regalarono il Sega Master System, per cui non si guarda in bocca cavaldonato, e vi dimostrerò in questo episodio che anche il Sega Master System aveva dei giochi della Madonna. Sigla! Franky gives you the ultimate video game, the Sega Master System, with twice as much memory as any other video game. Advanced video technology like scrolling backgrounds, graphics in 64 colors, digital sounds, and light phasers. Fresh! And you can add to the excitement with sports pads, control sticks, and the first video games ever in 3D. Sega's the one. The Sega Master System. The challenge has always been there. Dunque amici, il tempo è passato e il piccolo Franky adesso aveva 7 anni e gli regalarono il Sega Master System. E piccolo Franky era in prima elementare. Purtroppo cambiò poco dalla situazione che vi ho descritto nell'altro video, nel senso che mi ritrovai in una classe di ragazzini nuovi che non conoscevo. Il piccolo Franky, dovete sapere, che non era prestante come lo vedete adesso, ma era un po' in sovrappeso, diciamo un po' tanto in sovrappeso. Per cui metteteci il fatto che era discriminato per quella questione lì, metteteci il fatto che non conosceva nessuno perché si era trovato in una scuola elementare con ragazzi e ragazzini con cui non aveva fatto l'asilo. Pertanto al piccolo Franky in realtà gliene fregava poco e niente che gli altri puntassero il dito o altre cose, perché il piccolo Franky aveva il fottutissimo Sega Master System. Fate come me, tuffatevi anche voi nel mondo di Sega Master System 2 Plus. Sì, Walter, Sega Master System 2 Plus è giochi preziosi. Pubblicizzato da lui, da Walter Zenga. Hai visto che favola? Avevo il potere, ragazzi. Avevo il potere. Primo piano godrai. Prima. Il Master System incluso aveva un gioco, Hang On, che era un gioco bellissimo. Io ero felicissimo di giocarci. Ma non solo, perché mia madre mi regalò come primissimo gioco Ghost House. Ragazzi, Ghost House, per quanto visto oggi faccia sorridere, ai tempi era un gioco incredibile, aveva delle meccaniche che erano molto complesse. Era una sorta di platform survivor dove tu dovevi girare in questa casa infestata da pipistrelli, spiriti, e dovevi cercare delle bare. Da queste bare usciva fuori un vampiro che aveva proprio le classiche fattezze del Dracula, del film classico. E questo dannatissimo Dracula si trasformava in pipistrellone e svolazzava da tutte le parti dello schermo cercando di venirti addosso, e alle volte magari faceva la finta di venirti addosso ma ti passava dietro, si manifestava in forma umana e cercava di morderti. Ragazzi, era un gioco difficilissimo. L'unica arma che tu avevi era un pugno alla Alex Kidd, quindi un pugnone gigante, e ogni tanto potevi raccattare coltelli o bombette o altre cose. Però credetemi che era un gioco molto difficile, anche perché in realtà più o meno ogni livello era uguale. Aumentavano sempre di più le trappole, i mostri, i vampiri. Ogni volta che tu uccidevi un vampiro ti dava un gioiello o una chiave, e questa chiave poi serviva per accedere al livello successivo, che era sempre la stessa casa, ma cambiavano gli sfondi. Raga, io non potete capire quanto ci ho giocato, io penso di aver passato almeno un mese intero a giocarci non stop. Cioè sì, quello che voi state vedendo in questi pochi secondi, che all'incirca è tutto quello che c'è da vedere nel gioco, io ci ho giocato mesi e mesi, ma perché ragazzi era difficilissimo, ma proprio tanto, ma tanto era difficilissimo. Purtroppo ragazzi, non l'ho mai finito Ghost House, e devo essere sincero, ce ne sono tantissimi di giochi per Master System che non ho mai finito. E non vedo l'ora di farmi un'altra partita. Oh raga, erano difficili. Secondo me erano molto più difficili dei giochi per Nintendo. Woohoo! Nintendo number one! Hmm. Yeah!
perché io l'ho avuto in prestito un Nintendo per un po' di tempo, mi sono finito tutti i Mega Man, Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, mi sono finito le Tartarughe Ninja, cioè su Nintendo ragazzi riuscivo a finirli, o su Sega Master System erano impossibili. Vi faccio l'elenco dei giochi che non sono mai riuscito a finire. Transbot. C'è una ragione per cui io non ho mai finito Transbot e l'ho scoperta facendo questo video. Praticamente Transbot andava in loop dopo il secondo livello, cioè in poche parole lui ripeteva a ripetizione i primi due livelli all'infinito, e quindi praticamente lo scopo del gioco era fare il punteggio più alto. Questa cosa la scopro adesso. Io mi ricordo da bambino che sono stato lì e dicevo, cavolo, ma quanti livelli ci sono? Non finiva mai. Poi vabbè raga, avevo 7 anni, quindi probabilmente non ci facevo molto caso al fatto che i livelli si ripetevano in loop, anche se sospetto che comunque un po' aumentassero i nemici. Però alla fine era la grafica e i boss erano quelli. Quindi nulla, è un gioco infinito, tipo Tetris. Ottimo. Il primo Wonder Boy. Per quanto il primo Wonder Boy io l'abbia giocato allo sfinimento, all'infinito. Così all'infinito. Ragazzi, era un gioco meraviglioso il primo Wonder Boy, era bellissimo. Nella sua semplicità, che poi sembrava quasi alla lontana, se vogliamo, una sorta di clone di Super Mario. Adesso i puristi Sega mi mandano gli accidenti. Comunque, per le sue meccaniche, a me un pochino ricordava Super Mario. Comunque, ragazzi, era un gioco incredibile ed ero arrivato molto lontano, ma era difficilissimo ed era bastardo. I game designer di quel gioco erano sadici. In ogni livello ti mettevano dei trick assurdi, cioè dovevi proprio imparare a memoria i trick morendo 100 volte, e non era come oggi che se muori riparti da quel livello lì, no no, se avevi fatto 5-6 livelli e morivi dovevi ricominciare da zero e ti dovevi ricordare a memoria tutto. Ragazzi, per carità, per la memoria era un esercizio della Madonna, e però credetemi che per quanto fossi abituato a morire sul try and die, quel gioco lì comunque non sono mai riuscito a finirlo e alla fine è risultato frustrante a merda. Vi segnalo una chicca super mega interessante. Il primo Wonder Boy uscì sì su Sega Master System come conversione dall'arcade, ma non era un'esclusiva. E praticamente la compagnia che l'ha sviluppato, tale Escape, aveva già chiesto alla Hudson Soft di realizzare il porting per NES. Siccome Wonder Boy aveva avuto un successo assurdo e sembrava quasi l'anti-Super Mario inizialmente, dovette fermare in tutti i modi la Hudson Soft dal finalizzare il porting per NES. L'unico modo a livello legale che trovarono fu di cambiare il protagonista e il nome del gioco, per cui su NES esiste un porting non ufficiale chiamato Adventure Island, che tra l'altro poi ebbe diversi seguiti, ed è praticamente tale quale, e qui lo state vedendo. Oggi come oggi sarebbe una cosa impensabile, però è così. Chiaramente il primo Alex Kidd non l'ho mai finito. Wonder Boy in Monster Land. Raga, questo gioco non l'ho mai finito, perché bisognava conoscere l'inglese per capire certe cose, perché alle volte ti dicevano dove andare, ti davano delle indicazioni, ti servivano alcuni oggetti particolari che dovevi andare a prendere in determinati posti e poi usarli in altri posti. Non era lineare, e era una sorta di Metroidvania, se vogliamo, e quindi non l'ho mai finito, raga. Ma mi sono fermato proprio quasi subito, Mi sembrava che dovevo usare una sorta di ocarina o qualcosa del genere. Fui così stronzo che presi anche Wonder Boy The Dragon Trap. E anche quello non l'ho mai finito. Non l'ho mai finito. Era difficilissimo. Se non capivi dove andare, se non capivi l'inglese, era impossibile, era difficilissimo. Cosa ve lo dico a fare? Spellcaster, uno dei giochi più stronzi sulla faccia della Terra. Era un mezzo platform, mezzo action RPG, mezzo merda. Ragazzi, anche mia madre, che capiva l'inglese e che comunque usava anche il vocabolario per leggere le cose, non è riuscita ad aiutarmi. Non capivamo che cosa diavolo fare. Lo so anch'io che oggi ti guardi un gameplay su YouTube e in 40 minuti te lo finiscono. Al tempo potevi stare un mese intero a fare avanti e indietro e non capire che cosa diavolo dovessi fare. Erano proprio sadici questi giochi. C'era un Alex Kidd di cui non mi ricordo il titolo,
che tu iniziavi in un castello ed era una sorta di visual novel, dovevi risolvere tanti enigmi, tanti indovinelli per avere i pezzi della mappa. Ragazzi, sta di fatto che a parte che erano praticamente impossibili, però alcuni ero praticamente riuscito a farli, anzi ero riuscito a farli tutti. Mi mancava un solo pezzo di mappa, non sono mai riuscito a trovare la mappa. Il bello è che poi, quando tu uscivi dal castello, il gioco diventava un platform. Un platform anche simpatico, ma non sono mai riuscito a uscire da quel dannatissimo castello. Ma ragazzi, ci avrò provato 10 volte, con mia madre, vocabolario... Nulla, era un gioco impossibile. Time Soldiers, ragazzi, Time Soldiers era un fottutissimo capolavoro. Era uno sparatutto dall'alto, dove tu avevi questo soldato che veniva dal futuro e praticamente in ogni livello venivi sbalzato in un periodo storico diverso ed era sempre la stessa solfa. Dovevi sparare i tuoi proiettili palline in varie diagonali per colpire i nemici, dovevi schivare i proiettili che ti sparavano i nemici, la visuale era sempre dall'alto. Era un ciclo, partivi dalla preistoria, poi l'età dei Romani, poi l'antico Giappone, poi il futuro, e insomma, non sono mai riuscito a finirlo. Era un gioco bellissimo, difficile e impossibile da finire. Era impossibile. The Ninja! I miei amici della prima elementare fecero una colletta. So che vi ho detto che non avevo amici, però questi qui erano stati tutti invitati al mio compleanno, dove c'era il pagliaccio clown che faceva i giochi, i palloncini, quelle robe lì. C'era un bancale intero di panini, patatine, quel che è. L'hanno fatta una colletta di 1000 lire a testa per comprarmi un gioco del Master System. Solo quello mi comprarono. E tra l'altro è il gioco più stronzo della storia, The Ninja, il ninja, che tra l'altro io pensavo che si chiamasse The Ninja, nel senso di tu ninja. Raga, era impossibile, perché se ti colpivano una sola volta morivi, non avevi energia. Sì, certo, un paio di 2 o 3 vite le avevi, ma cioè voi dovete immaginarvi sempre un gioco in visuale dall'alto con tutti questi nemici che ti fanno gli agguati, sparano shuriken da una parte e dall'altra, e tu non puoi correre, puoi solo camminare, quindi magari anche se intuisci dove sta arrivando il proiettile ormai è troppo tardi. Ragazzi, The Ninja era impossibile. Io lo so che tra di voi c'è qualcuno che ci ha giocato e che anche l'ha finito. Ma la mia domanda è, avevate 7 anni? Come il piccolo Frankie? Forse va a finire che devo portarlo in live e vedere se il Frankie di oggi riesce a rivendicare un po' di onore per il piccolo Frankie. Il primo Shinobi. Ragazzi, io lo so che tra di voi c'è gente che ha occhi chiusi, fa perfect a tutti i boss e tutto. Siamo sempre alla solita questione. A 7 anni avete giocato a Shinobi? Dai, eravate più grandi, non avevate 7 anni. Raga, a 7 anni sono arrivato al 4° livello di Shinobi. E poi non ce l'ho fatta. Era difficile, era difficile. Aztec Adventure. Ragazzi, Aztec Adventure... Mi vergogno, mi imbarazzo, perché ho guardato i gameplay poco fa... Ragazzi, mi bloccava questa pianta, vedete? Vi giuro sul mio onore che per me quella pianta era come il boss finale. Il problema è che tra l'altro la incontravo dopo, 3 minuti di gioco. Ragazzi, non ho mai battuto quella pianta. Non l'ho mai battuta. Ragazzi, credetemi, piccolo Frankie era bravo a giocare, ma non l'ho mai battuta. Non l'ho mai battuta. Non l'ho mai battuta. Però io non sapevo che in Aztec Adventure si potessero corrompere i nemici e usarli come soldati. Non lo sapevo, non ho mai scoperta questa cosa. Psycho Fox, porca c***a, ragazzi. Psycho Fox è uno dei platform più belli che esistono su Sega Master System. È anche uno dei più difficili, con quella bellissima volpe tenera, col suo uccellino che lanciava con un proiettile, con le molle. Praticamente i livelli erano sviluppati in altezza, in profondità, c'erano multilayer. Si potrebbe dire che Sonic ha copiato da Psycho Fox. E quella volpe cattivissima, la Psycho Fox, ragazzi, quanto era cattiva, ma quanto faceva paura. Faceva troppa paura. Sono arrivato molto lontano in quel gioco, ma non l'ho finito. Un'altra onta sul curriculum del piccolo Frank. Però ragazzi, qualche gioco l'ho finito, a cominciare dal mitico Black Belt. Thank you.
Cioè, ragazzi, io l'ho scoperto solo anni dopo che Black Belt non era altri che Hokuto no Ken. Era la versione stracensurata, rifatta da zero, reskinnata, di Hokuto no Ken, di Kenshiro. Ragazzi, ma quanto era bello Black Belt! Era meraviglioso e non potete capire i pomeriggi interi a colpire quei boss. Praticamente i boss, quando tu li sconfiggevi, dovevi usare esattamente un attacco e colpirli esattamente in un punto, come faceva Kenshiro del resto. Raga, ci credete che l'ho scoperto dopo tanto tempo, quindi io ho passato veramente mesi ad affrontare quei boss e poi morivo perché non capivo dove e come colpirli. Moonwalker, raga, Moonwalker, l'ho avuto sia su Master System che su Mega Drive. Moonwalker era un capolavoro su entrambi, era bellissimo, lo so che la versione Mega Drive era 10 volte più forte, ma oggi parliamo della versione Master System. Per quanto in quegli anni lì Michael Jackson andava alla grandissima ed era pressoché il cantante preferito di ogni bambino, avevano rilasciato questo cortometraggio, Moonwalker, che a livello, diciamo, di regia, di grafica, di concept, per un bambino di 5-6 anni era la cosa più bella che potesse esistere. Se non mi chiedete al canale, andrò avanti a cantare a questa maniera, iscrivetevi a Black Slay, subito, cosa state aspettando, iscrivetevi a Black Slay, avanti, subito, iscrivetevi, andrò avanti a cantare, oh yeah! Per cui Moonwalker di default era meraviglioso. Cyber Shinobi, ragazzi, c'era un altro Shinobi su Master System e questo era molto più bello. Ragazzi, guardate i fondali, quanto è romantico, con quella città tipo Tokyo di notte in sottofondo, con le luci soffuse, probabilmente c'è anche l'acqua, quei riflessi. Cioè, ragazzi, sono 4 pixel in croce, ma tra la musica e quei fondali io ci vivevo là dentro. Il sogno di ogni ragazzino di andare in Giappone, visitare il Giappone, è anche grazie a queste cose. Ragazzi, quel gioco era meraviglioso, era bellissimo, era difficile e giusto, e soprattutto i boss erano meravigliosi. Nel primo livello era un camion tipo una sorta di ruspa gigantesca, tutto lo schermo era grossa e aveva solo un punto debole, bellissimo. Il secondo livello aveva invece una sorta di sottomarino gigantesco, grosso ancora di più. Ancora più grosso. Il terzo livello aveva una sorta di granchio umanoide, una sorta di mutante. Il quarto livello aveva il nemico di Robocop. Il primo film di Robocop era lui, era un rip-off, era tale quale al nemico di Robocop. Il suo veicolo è legalmente parcheggiato su proprietà privata. Ha 20 secondi per togliersi da qui. Sonic, il mitico Sonic per Master System, ragazzi, ci ho anche fatto un bellissimo video, il mio secondo video, a dirla tutta. È un po' cringe, ma c'è proprio la passione e la nostalgia potentissima. Sonic 3, signori, è stato qualcosa di rivoluzionario. Quindi, ragazzi, se volete provare un po' di nostalgia vera, guardatevi il video di Sonic. Alex Kidd and the Lost Stars, ragazzi, questo l'ho finito e graficamente era anche carino, però in realtà era un gioco abbastanza imbarazzante perché tu, più che uccidere i nemici, dovevi schivare i nemici, non c'era quasi modo di poterli combattere e anche i boss di fine livello erano principalmente degli ostacoli più difficili degli altri da passare, non andavano sconfitti, non li potevi sconfiggere. Lo scopo del gioco era arrivare al traguardo schivando il boss, che chiaramente più andavi avanti più era complicato perché ti lanciavano addosso millemila cose, millemila pallette. Era un gioco molto frustrante e difficile, ma ragazzi, io riuscii a finirlo e non potete capire la mia felicità. Alex Kidd in the Shinobi World. Ragazzi,
l'Alex Kidd che a me è piaciuto di più. Era bellissimo. Alex Kidd che praticamente veniva posseduto dallo spirito di un ninja bianco e doveva andare a sfidare il ninja nero che gli aveva rubato la fidanzata per dominare il mondo. Sì, sì, proprio... No, no, non me la sto inventando. All'inizio del gioco ti esce fuori scritto, questo l'ho scoperto ultimamente, ai tempi non capivo. Proprio ti dice, il ninja nero ha deciso di conquistare il mondo e per farlo ha preso in ostaggio la tua fidanzata, devi fermarlo. Ah, ok. Cioè, per conquistare il mondo ruba la fidanzata di un bambino. Ok. Chiarissimo. Altered Beast, l'ho giocato sia su Mega Drive che su Master System. Inizialmente l'ho avuto su Master System e l'ho finito su Master System e non era facilissimo. Ed era bellissimo, un concept meraviglioso. Tanta gente dice che è invecchiato male. Io sul mio Mega Drive Mini ogni tanto me lo rigioco e ragazzi, sarà sicuramente la nostalgia, ma appena parte la musichetta ta 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 ta, io mi esalto tantissimo, anche perché poi proprio la lore di questo lottatore greco-romano che combatte contro Ade, che gli manda tutte quelle creature mitologiche contro, quei mostri tipo Berserk, e lui si trasforma in questo uomo lupo, uomo drago, uomo tigre, uomo orso. Raga, era bellissimo, dai, su, era bellissimo. E poi, quando giocavi in Player 2 con un amico, era fighissimo perché il Player 2 aveva dei colori 10 volte più fighi. Comunque, ragazzi, io credo che gli anni col Master System siano stati tra gli anni migliori della mia vita. È ovvio che sono stati succeduti dagli anni col Mega Drive, che forse sono stati in egual modo belli. Walter, Roberto, con Mega Drive la partita la faccio io! Non ce n'è più per nessuno. Sega Mega Drive, invincibile. Occhio però, sono giochi preziosi. Però magari questa storia ve la racconto un'altra volta. Direi che ho parlato abbastanza e per oggi ci fermiamo qui. Ragazzi, comunque gli anni 90 erano mitici. E mi mancano tanto, veramente tanto. Se non l'aveste fatto, amici, ho fatto la prima parte dove parlo dei Game Boy e del piccolo Frankie a 6 anni. E c'è anche un aneddoto molto carino del primo scontro, del primo fight dal vivo che ha avuto il piccolo Frankie. Per tutto il resto, ragazzi, se volete altri video di Frankie, trovate tutto nel link nel primissimo commento. Perché il mio scopo, ragazzi, è quello di farmi conoscere per portare la passione che ho nel cuore a tutti voi. Grazie, ragazzi, vi voglio bene. E ricordate, basta un gesto piccolo piccolo per rendere felice sempre. Alla prossima, amici! Abbaio! Seishun Scandal, shin hatsubai! Nikkuki akkandomu kara Mari-chan wo sukui dase! Nekketsu drama da, Seishun Scandal! Dramatic game! SEGA! あの R-Type、 SEGA からいよいよ発売。8シーン全てを1本に搭載。これが話題の4メガシューティングゲーム、セガ R-Type。 SEGA! セガはロールプレイングゲームも変えてしまう。ファンタシースター。かつてない驚異のグラフィック。壮大な SF ストーリー。その秘密は4メガ。ファンタシースター。セガ！ハイテクが新しい映像を作った。スピードがスリルに変わる。ハングオン。バイクハンドルでライディング感覚だ。セガマーク3、新発売。セガ！ようこそ、モンスターワールド。あのアクションロールプレイング、モンスターランドが君のもとへ。行け、スーパーワンダーボーイ、モンスターワールド。セガ！The Sega Master System 2 strikes again with the toughest games in town from $29.95 to $69.95. Wonder Boy 3, Battle Outrun. Challenges you with Afterburner, a game so exciting you can imagine you're in for the fight of your life. Game accessories sold separately. Get ready. Afterburner gives you the real dogfight excitement of the arcade version. Yeah. Like barrel rolls, nose dives, supersonic speed, and radar lock-ons. Your turn to burn. Let's take it home. Afterburner. Only on the Sega system. Sega. The challenge will always be... Did you know that Sega video games are available for rental from your local video store? Did you know that Sega Master Systems are also available for rental? Did you know that Sega leads the world in the development of new and exciting video games? Did you know that Sega games feature the sharp, clear video images, vibrant colors, and realistic sound you've been craving? Did you know that
that Sega games have challenges for players from beginners through to masters? Did you know that Sega has a range of titles including the well-known hits Afterburner and Double Dragon? Did you know that fantasy space games, fast action games, and realistic sports simulations are all in the rapidly expanding Sega range? Did you know that each month up to 10 hot new Sega releases will be available for rental? Sega, all kinds of games, all kinds of fun. Sega, let the games begin. Frankie's leave.